il generale iraniano Qassem Soleimani, in una foto giovanile, quando era entrato tra i guardiani della rivoluzione e poi aveva fatto tutta una brillantissima carriera raggiungendo i vertici dell'apparato militare iraniano. Beh, ora tutti parlano di questo grande generale iraniano che è stato ucciso da un raid americano. E io devo fare delle mie personali considerazioni, relativamente a questo grande generale, perché dal mio punto di vista, e io sono questo qua, e quando uno scrive un'opera come questa c'ha un punto di vista particolare, vedete, questa la trovate ora nelle librerie, sia le librerie terrestri, ma soprattutto nelle librerie celesti, online, Amazon, Feltrinelli, Rizzoli, Mondadori, eccetera, eccetera, eccetera. Il punto di vista particolare è che l'esistenza gloriosa di questo generale si è conclusa con una morte gloriosa, non si è conclusa con una morte ingloriosa, come ingloriosa sarebbe stata una morte che fosse avvenuta in tarda età, in vecchiaia. Qua da noi in Occidente si trascorre la vecchiaia in casa di riposo. In Iran forse un generale del suo valore sarebbe stato accudito in famiglia. Sì, ma magari sarebbe stato accudito, forse allettato, perché da anziani si finisce anche allettati o paralizzati o in condizioni poco gloriose, poco dignitose, come farsi la pipì e la popò a letto. Quindi questo grande generale iraniano ha avuto una vita gloriosa e ha avuto anche una morte gloriosa. Lo ritengo una persona fortunata, anch'io vorrei morire come questo grande generale, capito? Non so se mi sono spiegato, vero? Credo di essermi spiegato, ma soprattutto mi raccomando, precipitatevi tutti in libreria, ma anche in una libreria online, stando a casa vostra, e comprate subito quest'opera, così capirete il mio punto di vista. E il mio amico Friedrich Nietzsche avrebbe chiamato queste mie considerazioni, le avrebbe chiamate considerazioni inattuali, perché Friedrich Nietzsche si esprimeva così, considerazioni inattuali, ma anche questa mia opera è tanto inattuale perché vi parla del passaggio dal matriarcato al patriarcato. A tutti tanti cari saluti da Serafino Massoni.